il coronamento del capitello della colonna negli ordini architettonici classici, per analogia, la parte terminale superiore di mensole e balaustre, più chiaramente, tavola quadrata posta sopra i fusti delle colonne come appoggio agli architravi e la parte superiore del capitello. Sopraelevazione del tetto di un fabbricato, realizzata in modo da consentire l'apertura di una finestra per dare luce ed aria al sottotetto. Negli edifici dei paesi nordici, viene spesso elevato a filo della facciata costituendone insieme il coronamento un elemento architettonico caratteristico. Fu usato soprattutto dai costruttori gotici e ripreso largamente nell'architettura dei secoli successivi. Struttura architettonica a pianta semicircolare, poligonale, lobata e spesso trilobata, fornita di volte a catino, di norma si apre sul fondo della navata centrale della chiesa, ma la si trova anche sul fondo della navata laterale o del transetto. Più chiaramente, parte terminale della chiesa può essere contornata da cappelle e dall'ambulatorio, di forma semicircolare o quadrangolare o poligonale. È detta gemella doppia, controabside, se posta a ciascuna estremità della navata principale. Pittura murale eseguita su intonaco ancora fresco sul quale si traccia prima il disegno, sinopia, e poi uno strato leggerissimo di malta, scialbo, solo nella parte che può essere dipinta in giornata. Ciò che aggetta, cioè sporge in fuori dalla verticale di un muro di altra superficie, con particolare riferimento a strutture fisse o mobili con funzione di ampliamento. Termine con il quale si indica un ornamento applicato alle facciate dei palazzi. In particolare, la grafia è una chiave di volta a forma di grossa voluta inginocchiata che, abbracciando le modanature di un arco, le collega alla soprastante cornice. In alcuni casi la grafia può assumere forme antropomorfe. Chiamata anche belvedere, è una piattaforma o loggetta posta nella parte più elevata di un edificio, talvolta sostituisce il tetto. A differenza di terrazze e balconi, l'altana non sporge rispetto al corpo principale dell'edificio. È una tecnica scultorea in cui le figure modellate si staccano con rilievo evidente, per circa tre quarti del loro spessore o con parti a tutto tondo, rispetto al piano di fondo. Nella scala delle rappresentazioni plastiche, la tecnica dell'alto rilievo è situata tra la tecnica della scultura a tutto tondo, non vincolata a uno sfondo, e quella del basso rilievo, è caratterizzata da figure molto aggettanti, con parti che sporgono completamente, nel caso di figure umane, teste, braccia, eccetera, rappresentate senza alterazioni proporzionali o schiacciamento, che paiono emergere dalla linea del piano di fondo. Nell'architettura moderna, ambiente di passaggio dal portone d'ingresso dell'edificio alle scale e al cortile. Struttura d'arco a volta cilindrica, e lo spazio che determina, oppure organismo architettonico, portico, ponte, acquedotto, eccetera, formato dalla successione di più archi. In altre parole, successione di archi posti sopra a piedritti. A festoni quando piccole aggettazioni arcuate si ripetono fra modeste mensole, intrecciata quando gli archi una serie di archetti si intersecano fra loro, lobata quando gli archi risultano frastagliati con lobi consecutivi arcuati all'intradosso, gemma quando due aperture ad arco sono uguali e giustapposte, gemma inscritta quando due archi sono inseriti, con i loro diametri giacenti sulla stessa retta, in un arco più grande. Elementi
elementi architettonici composti da file di piccoli archi ciechi, di solito poco sporgenti dalla muratura e poggianti su peducci, molto più raramente su vere e proprie lesene, che invece si trovano spesso all'estremità degli ordini di archetti. Si tratta di elementi molto spesso puramente decorativi. Talvolta sorreggono elementi come grondaie, ballatoio o altro. Piccoli archi ciechi collocati in rilievo su una parete, disposti in serie continue. La loro comparsa si ascrive all'architettura medievale, a partire dalla fine dell'X secolo. Gli archetti pensili sono costituiti da piccoli conci, concio, supeducce o mensole, spesso decorati con finiture scultoree o cromatiche. Le loro caratteristiche costruttive, come la geometrizzazione dei conci, il profilo dell'arco, la presenza di elementi ornamentali, sono utili per determinare la loro cronologia. In un primo periodo le fasce sono definite da serie a pieno centro, di finitura incerta e sommaria, XXI secolo. Con la maggiore specializzazione delle maestranze romaniche, i fregi si arricchiscono di ornamenti scultorei, di corsi a dente di sega, a rombi o a zigzag, mentre, con l'approssimarsi del gotico, il profilo dell'arco diviene acuto, spesso falcato e composto da archetti pensili intrecciati e trilobati. Silvia Beltramo. L'architrave, da latino trave maestra, detto anche epistilio, sopracolonna o soprasoglio, è un elemento orizzontale rettilineo di chiusura superiore di un'apertura muraria, che ripristina la continuità del muro al di sopra del vano stesso e direziona gli sforzi, determinati dal peso della muratura soprastante e dal peso proprio, su due ritti verticali di sostegno, o piedritti. Può essere realizzato in pietra monolitica, in un unico blocco, in legno, in ferro o in calcestruzzo armato. Molto spesso è a sua volta portante per elementi superiori che lo sovrastano, essendo in genere strutture che nella parte centrale sono sospese nel vuoto, esse hanno un limite di utilizzo in base al peso che vi viene appoggiato sopra alla resistenza del materiale. È un elemento architettonico che corona la parte superiore di un arco, porta o finestra. In particolare, è la fascia, solitamente posta all'esterno, a moda natura semplice o decorata delle imbotte dell'arco, più evidente nel caso di archi strombati, che si profila seguendo nel perimetro. L'archivolto non ha una funzione statica, risultando puramente decorativo. Struttura architettonica portante, a sezione longitudinale superiormente curvilinea, di solito con gli estremi impostati su stipiti o colonne. Tipi di arco e alcune descrizioni. Arco a mensola o finto arco, si tratta di lunghe pietre appoggiate orizzontalmente l'una sull'altra e tagliate in modo da creare un'apertura curvilinea. Ha la forma dell'arco ma non ha le stesse caratteristiche statiche dell'arco arco a tutto sesto, o semicircolare arco a sesto acuto. Arco con un punto singolare di vertice è costituito quindi di due semiarchi, regolare quando il centro di curvatura di uno di essi giace sull'imposta dell'altro, rialzato quando il centro suddetto è esterno all'arco, giacendo però sulla stessa retta della corda di base, ribassato quando il centro giace sulla stessa corda, ma esterno al punto di mezzo di essa. Per conseguenza, il raggio di curvatura dell'arco acuto è sempre maggiore, a parità di luce, di quello dell'arco a tutto sesto, arco catenario o arco parabolico, nel quale la linea d'intradosso disegna una catenaria o una parabola arco diagonale. Detto anche di ogiva, è un costolone che, aggettante all'intradosso delle vele sostenente queste in parte, collega due archi doppi, trasversali, di navata e due archi di parete contrapposti, passando per la chiave della volta. Semiarco è il tratto che va dall'imposta alla medesima chiave arco doppio. È detto pure trasversale, in francese RC double AU, e in navata separa una volta dall'altra. Forma come una cordonatura aggettante da un piedritto o muro al corrispondente piedritto sulla membratura muraria apposta ed indipendente dalle vele delle quali costituisce parzialmente la centina e un sostegno arco ellittico, nel quale la linea d'intradosso disegna un'ellissi arco inflesso, un arco in cui la curva si inflette verso l'alto costituendo una punta arco lobato, a un arco a cui si iscrivono dei lobi, o sezioni di archi arco ogivale concavo arco inflesso arco policentrico, è un tipo di arco in cui sono presenti due o più curve diverse nell'intradosso, che fanno riferimenti a centri diversi.
Come nel caso dell'arco lobato arco poliglobato, un arco a più lobi ripetuti arco rampante detto pure arco buttante o cavaliere o sprone volante o arco contrafforte, è trasversale, esterno al muro perimetrale e riceve la componente orizzontale della spinta trasmessa dalla volta per scaricarla sull'adiacente contrafforte di sostegno, il muretto saliente che lo sormonta, oltre che a migliorare la stabilità dell'arco stesso, serve a scaricare l'acqua piovana dalla falda di copertura mediante un incavo a canaletto praticato nello stesso muretto arco rialzato, oltrepassato, o a sesto oltrepassato, a ferro di cavallo arco ribassato, o anche scemo, ma anche di segmento e mezzo sesto arco triangolare, travi oblique accostate arco tricentrico arco trilobato arco Tudor piatta banda. È una sezione di forma rettangolare presa su un archivolto, o può essere definita come il limite estremo dell'arco ribassato, non è un arco perché non ha un andamento curvilineo, anzi assomiglia più a un architrave, ma ha le stesse proprietà dell'arco. Giunti concentrici, spinte laterali, eccetera. Struttura di rinforzo spingente che si trova di solito tra due edifici, concepita in modo da contrastare le forze diverse da quelle orientate sulla verticale. Per questa ragione nelle aree sismiche il sistema statico spingente è diffusissimo. Non è un arcovolto o cavalcavia e nemmeno un contrafforte. Percorribile che attraversa una strada a guisa di ponte per congiungere e mettere in comunicazione tra loro due edifici. Non è un contrafforte, né un arco di rinforzo. Oggetto in ferro liscio decorato con incisioni, infisso e murato a circa 1,20 m da terra anche più in alto. Serviva per legare i cavalli e, se posto più in alto, per sorreggere festoni ed altro. A Lucca sono stati infissi nelle opere murarie almeno sino all'XV secolo, in quest'epoca con funzione anche ornamentale, e poi utilizzati sino ai primi del Novecento. Oggetto in ferro liscio decorato con incisioni, infisso e murato a circa 1,20 m da terra, talvolta sovrastato da un braccio verticale, liscio o ritorto spirale, anche sostenente un cilindretto cavo verticale. L'anello serviva per assicurare le cavalcature, il cilindretto per sostenere torce, portatorce o torciera, o vessilli, portabandiera. A Lucca sono stati infissi nelle opere murarie almeno sino all'XV secolo, in quest'epoca con funzione anche ornamentale, e poi utilizzati sino ai primi del Novecento. È un ampio spazio coperto collocato vicino all'ingresso ad un edificio, in genere ad uso pubblico, civile o religioso, o comunque di rappresentanza. È un elemento murario di coronamento al di sopra della cornice maggiore di un edificio, all'altezza del tetto. Può essere costituito anche da una balaustra, spesso decorata con statue, o da una merlatura. Si trova in edifici romani, rinascimentali, fino al neoclassicismo. Nell'architettura francese fu inteso invece come un piano d'abitazione vero e proprio, più basso di quelli sottostanti e sempre impostato al di sopra del cornicione di coronamento. Tale definizione resta anche nell'architettura contemporanea.